Lei non è andata all'Oscar, è venuto da noi oggi. Sì. Beh, vicino di casa, l'Oscar un po' più lontano. Venturoso raggiungere Los Angeles. Qual è il segreto del suo lavoro, maestro Tosi? La cura? Ma non lo so, non si ha. Io non ho la percezione di aver fatto un lavoro senza tempo, anzi quando vedo dei miei film in costume sento sempre, ahimè, il difetto che si trascinano addosso lo stile di un momento, e quello è inevitabile. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace di averti ancora delusa. E io ho avuto la fortuna di lavorare in un momento dove c'erano grandi registi, un grande fervore, una grande speranza e amore nel cinema. Non saremmo niente senza Piero Tosi. E dico Piero Tosi, non saremmo niente senza di loro. Io ho la fortuna veramente grandissima di aver cominciato così presto, e quando giravo a Cinecittà io li vedevo loro nel pieno del lavoro, e questa è stata una cosa importantissima per diventare un attore. Piero è stato proprio un vero maestro nel senso letterale del termine, perché era l'insegnante di costume al centro sperimentale quando io lo frequentavo, quindi è stato proprio il mio professore. È una persona coltissima, dolcissima, spiritosissima, una qualità umana e artistica rara, proprio credo il più grande del mondo, senza ombra di dubbio. Però bisogna avere coraggio per fare il cinema, tanto coraggio. Se sei tiepidi e paurosi di fallire, si fa poco. C'è qualche titolo a cui è più legata in particolare? Lo so che è difficile scegliere, ma insomma, certo, ha prodotto. No, per me, guardi, i titoli a cui sono più legata è abbastanza semplice dirlo, perché è stato il mio primo film che ho voluto moltissimo, che era Metti una sera a cena, di Patroni Griffi, anche perché lanciava degli attori nuovi, un regista che non era conosciuto, eccetera. Troppo presto, ma ho smesso per ragioni di famiglia, ho smesso perché la morte di mio fratello mi aveva veramente talmente sconvolto che non ho voluto continuare, e quando sono ritornata e che avrei potuto continuare era tutto cambiato, il cinema non era più tanto quello che mi piaceva. Adesso devo dire che il cinema in una maniera differente è ritornato a essere molto interessante in Italia. La storia del nostro paese è anche la storia di questi grandi registi, di questi grandi artisti che hanno saputo raccontare così bene, produttori, costumisti, cioè ecco, bisogna ricordarli, ma insomma, diciamo, il ricordo, la memoria non è qualcosa di morto, di sterile, è una cosa molto viva che produce un campo magnetico positivo anche per chi inizia oggi. Tutti questi grossi personaggi, tu hai citato Tosi, ma troppi ce ne sono. Sono stati i padri del cinema, sono state persone che ci hanno insegnato tanto, e poi hanno fatto il cinema quando il cinema aveva grandi storie, aveva grandi sceneggiatori, aveva grandi soggettisti. Però anche adesso una nuova schiera di giovani registi si sta facendo avanti, ne sto vedendo qualcuno molto interessante, quindi voglio essere ottimista. Evviva! Evviva il cinema!